440 decessi, 283 uomini, 157 donne, 231 avevano più di 65 anni, i più fragili, i più vulnerabili, 17 avevano meno di 18 anni, le morti più drammatiche, intollerabili. Questo è il bilancio tragico dei pedoni deceduti nel 2023. Oltre il 73% delle collisioni stradali in Italia avviene su strade urbane, con l'eccesso di velocità come prima causa di incidenti mortali. Ogni anno le strade urbane diventano teatro di tragedie che potremmo evitare. Il successo delle zone a 30 km all'ora in Europa, adottate in paesi come Francia, Germania, Belgio, Austria e in tutta la Spagna, dimostrano come questa misura è efficace nel ridurre gli incidenti stradali e migliorare la qualità della vita nei centri urbani e, lo dicono i dati, senza impattare negativamente sui tempi di percorrenza. Città 30 non vuol dire cambiare anche le arterie ad alto scorrimento, ma partire dai quartieri dove viviamo, dove vivono i nostri figli, i nostri anziani, per migliorarne la sicurezza e la qualità della vita. Fortunatamente i dati della Polizia Stradale per il 2023 danno per la prima volta dopo anni una riduzione del numero di incidenti, di morti e di feriti, probabilmente perché da un anno si parla del nuovo codice della strada a cui stiamo lavorando, che è proprio in esame in commissione alla Camera. Il codice della strada, non il ministro, consente di imporre ovviamente giustamente limiti di velocità ridotti a 30 all'ora in alcune strade o tratti di strada. I 30 all'ora, i dossi o l'autovelox in prossimità di una scuola materna, di un asilo nido, di un ospedale, di una grande fabbrica, di una caserma, di un tratto di strada ristretta hanno assolutamente un senso. I 30 all'ora su intere superfici cittadine non hanno alcun senso e creano solo danni. Avere alcune zone 30, avere alcune ZTL per proteggere alcuni pezzi di città, avere alcuni autovelox in zone ad alta incidentalità è assolutamente sacrosanto, tanto che il ministero che io guido finanzia questi interventi, questi esperimenti. Fare la guerra alle auto, ai moto, ai furgoni per motivo ideologico non ha niente a che fare con la sicurezza stradale. Una legge entrata in vigore nel febbraio 2023 per abbassare i limiti di velocità è stata finanziata con 13 milioni dal ministero che lei guida. Ma lei poi sembra avere cambiato idea, guarda caso dopo che il sindaco di Bologna ha preso sul serio quelle norme. Lei, che è alla guida di una forza politica che fa dell'autonomia dei territori una bandiera, è entrato a gamba tesa contro un sindaco e contro un'amministrazione comunale senza rispetto dell'autonomia. E in secondo luogo, perché lei, che guida il Ministero dei Trasporti e che è chiamato a occuparsi della sicurezza stradale e della vita che sulle strade ogni giorno si consuma, invece ha scelto di fare campagna elettorale anche a danno dell'incolumità delle persone. Se lo lasci dire da un sindaco della sua maggioranza, il sindaco Nizzi di Olbia, Forza Italia, che ha detto: ora Salvini toglie potere ai sindaci. Ecco, noi restiamo esattamente sbalorditi come questo sindaco. Io ho la fortuna di vivere nella bellissima Bologna, ho la sfortuna di essere amministrato da il novello Che Guevara quattro ruote Lepore, che ha deciso di imporre a tutti di andare ai 30 km orari. Tra l'altro una scelta bizzarra che è stata seguita da tanti altri sindaci, la maggior parte, tutti, di sinistra e progressisti, che al grido di asta ai 30 all'ora sempre vogliono costringere tutti ad andare ai 30 all'ora.